Il vento dell'Europa, ma questo vento dell'Europa per qualcuno è visto come una bufera, ma allora come dobbiamo guardare all'Europa? Beh, intanto con speranza, perché senza l'Europa credo che saremmo tutti un po' più deboli, un po' più poveri. Io, diciamo, ho scritto questo libro sul vento dell'Est pensando che ci sia una minaccia che oggi incombe sull'Europa, è una minaccia che viene in parte dall'esterno, cioè dai paesi dell'est europeo, in generale dai paesi dell'Oriente, un vento, diciamo, autoritario, e in parte anche dall'interno dell'Europa, a causa dei disagi, del risentimento esploso in seguito ad alcuni fenomeni, soprattutto quello della globalizzazione, e anche altri fenomeni indotti come l'immigrazione, le disuguaglianze, il rancore sociale che tutto questo ha generato. Ecco, lei appunto parla di vento dell'est da questo punto di vista, ma è un discorso un po' comune non soltanto all'est, quello insomma dell'anti-europeismo, dei nazionalismi, fenomeni che in qualche modo vanno in senso contrario alla globalizzazione e anche alla europeizzazione. Sì, vanno in senso contrario, bisogna però contrastarli, perché se ciascuno pensa di trovare la sovranità nel proprio interno, all'interno del proprio paese, secondo me si illude, nel senso che la gente, che non, è un mondo talmente interconnesso che nessun paese è in grado, nessuna economia e comunque nessun paese è in grado di andare avanti da solo. C'è bisogno di una realtà più larga, e questo per quanto riguarda noi, Italia ed Europa, soltanto un'istituzione come l'Unione Europea la può garantire. D'altra parte i risultati elettorali dimostrano che una grande maggioranza di elettori hanno scelto l'Europa e non chi vuole distruggerla.